Buon salve gente, benvenuti o bentornati nel lato oscuro. Io sono Giulia, ma potete chiamarmi G o anche Sua Malvagità. Sono qui oggi per iniziare un nuovo format, una tipologia che in realtà è molto in uso tra chi recensisce e parla di libri qui su YouTube, solo che io non parlo solo di libri, quindi la convertiamo in TBR, ovvero cosa leggerò in questo mese, e TBW, ovvero cosa guarderò questo mese. Quindi vi parlo un po' di quelli che sono i miei progetti. Ce la farò soprattutto a mantenere quanto mi sono detta? Non lo so, lo scopriremo con i preferiti di questo mese. Tra parentesi, sto registrando questo video direttamente dopo i preferiti, vi lascio qui in giro perché sarà già uscito il video precedente. Per essere così, per partire bene, quindi per essere coraggiosi ma non troppo, voglio essere accorta e quindi vi parlerò delle mie letture e delle mie visioni minime, cioè quello che devo. Quindi io spero vivamente che questo video in realtà sia confermato alla fine del mese, perché se no qualcosa è andato storto e Giulia ha procrastinato e non va bene. Però prima di entrare nel clou di questo video devo mandare lei la mia sigla. Partiamo con ciò che voglio vedere e io mi sono scritta qua un po' di cose, ma fondamentalmente una serie TV sicura e due film, o meglio tre. La prima è la serie TV e voglio sicuramente vedere Loki, non so quando uscirà questo video, ma secondo me almeno la prima puntata sarà già uscita. Non vedo l'ora di affrontare Loki, è uno dei miei personaggi Marvel preferiti, mi piace un sacco nei fumetti e mi piace la versione di Hiddleston al cinema. Tra l'altro ha quelle vibes alla Doctor Who questa serie che spero vivamente si confermino, perché i trailer mi fanno sperare bene. Ho un po' di ansietta perché Loki è sempre stato un personaggio molto verso il fandom e vorrei vederlo in una dimensione magari un pochino più piena. Non che non mi sia piaciuto fino adesso, però vorrei vedere qualcosina di più e magari questa serie TV riuscirà a essere pane per i miei denti. Per quanto riguarda i film, le mie idee sono tre. Il primo è A Quiet Place 2. Mi era piaciuto molto il primo, l'ho trovato un horror molto interessante e quindi non vedo l'ora di vedere come proseguirà questa saga, che sembra essere più brutta e cattiva della versione precedente. Cioè sembra che voi, adesso non voglio fare spoiler del primo, anche se non so se si possa dire spoiler, voi sapete come è andato a finire il primo film e adesso la situazione per i protagonisti si complica ulteriormente. E appunto dal trailer si vede che le difficoltà sono tantissime e con un membro della famiglia in meno tutto sarà estremamente piuttosto da affrontare. Quindi non vedo l'ora, spero che sia un horror che riesca sia a intrattenermi sia comunque a diventare magari il preferito del mese. Mi piacerebbe avere un horror come preferito di giugno, perché è anche il mese del mio compleanno e quindi sarebbe perfettamente in topic. Il secondo film che mi interessa è Run, dove vediamo la storia di questa ragazzina con problemi di salute che viene accudita dalla madre e il tutto sfocia in qualcosa di folle psicologico, ovvero sembra che questa donna forse stia muovendo una sorta di violenza alla figlia, o almeno la figlia attraverso, diciamo, degli stati in cui non è proprio se stessa, in cui le medicine un po' mediano il tutto, vede che la madre ha degli atteggiamenti e dei comportamenti inquietanti. E l'attrice che interpreta questo personaggio ambiguo è la Paulson, che io amo tantissimo già da American Horror Story e abbiamo visto recentemente in Reached, quindi sono molto speranzosa, mi piacciono gli horror che sono sospesi nel dubbio fino alla fine, voglio capire se la pazza è la figlia o la madre, perché anche questo sembra voler dire il film, cioè non è detto che effettivamente lei sia la cattiva, magari la figlia attraverso appunto questi stati alterati per le medicine e per il dolore non comprende qual è la realtà. Questi dubbi negli horror sono bellissimi, quindi io non lo so, quasi quasi spero che in realtà sia la ragazzina che ha una percezione sbagliata, perché sarebbe la cosa meno scontata, ma alla fine deve intrattenermi e deve essere interessante. Non credo che sarà il preferito del mese, però spero vivamente che mi piacerà e ve ne parlerò su questo canale. L'ultimo è Luca, il film d'animazione che dovrebbe essere ambientato in Italia, con queste creature del mare che vengono in un paesino del sud Italia. Adesso non ricordo esattamente dove sia ambientato, ho sentito diverse cose sì e diverse cose no. In realtà sono molto interessata a una nuova storia d'animazione bellina, mi sembra visivamente molto carina, quindi non lo so, mi attira.
non sono del tutto interessata alla questione italiana. O meglio, sono sia pronta a vedere i peggio stereotipi, perché tanto ormai è così, mettiamoci il cuore in pace, noi siamo quelli del pizza pasta mandolino. E recentemente ho visto che anche in un libro, Kingdom of the Wicked, insomma il libro che è in uscita, è uscito da poco della Maniscalco, che tratta noi italiani come, diciamo, se fossimo questo stereotipo vivente. Quindi diciamo che questa cosa, in realtà, sono preparata a vedere qualcosa di interessante che magari evita lo stereotipo, ma sono preparata anche a vedere le solite cose. In realtà mi interessa di per sé il cartone animato, è un po' di tempo che non vedo qualcosa che mi fa emozionare con quelle vibes da bambina, quelle vibes un po' vintage, perché alla soglia dei 28 anni direi che di cartoni ne guardo pochi. Non perché in realtà siano per bambini, anzi io tuttora penso che non ci siano veramente prodotti destinati a un unico pubblico. Se un prodotto è pregevole sempre. Però non lo so, mi sto avvicinando più a film e serie TV e sto lasciando un po' lì le animazioni. Vediamo se Luca mi fa cambiare idea, speriamo. In realtà a me erano piaciuti anche le animazioni precedenti, come Raya e l'ultimo drago, mi era piaciuto Onward. Vi lascio qui la recensione di Onward, è un film secondo me molto sottovalutato che ho trovato molto interessante. Ma arriviamo alla ciccia, perché voi siete qui anche per sapere che cosa voglio leggere. E quindi vi presento una pila. Una pila che è grande a livello di pagine, ma contiene solo 4 volumi. Ora, non so se riuscirò ad aggiungere effettivamente altro. Avrei una mezza idea per altri 2 o 3 testi, ma devo rimanere realista. Sarà un mese complesso per me. Quindi in realtà già se riesco a portare a termine tutti e 4... mi sento molto molto fiduciosa. Il primo testo che vi presento è Nodo di sangue. Questa bellissima versione che vedete è la copertina rigida di 800 milioni di anni fa di questa saga, perché io ho anche la versione flessibile che attualmente è in tutt'altra stanza, perché io la chiamo la copia da passeggio che mi tiro in giro e rovino. Questa è la versione vintage della copia da passeggio. Qua è l'edizione del 2003. Questi testi sono usciti, il primo della saga della Hamilton legato a Anita Blake è uscito nel 93, mio anno di nascita. Coincidenze? Non credo proprio. Comunque vi dicevo, la storia di Anita Blake, una risvegliante che all'interno di un'America in cui le creature sovrannaturali come vampiri e licantropi sono ormai la normalità, non solo sono una cosa comune ma hanno anche la legalizzazione. Infatti gli USA accettano apertamente queste creature, accettano il vampirismo, quindi lei si trova a far parte della Spook Squad, questa squadra paranormale della polizia che indaga su crimini particolarmente macabri, appunto legati al sovrannaturale. Anita Blake è una risvegliante, per vivere riporta in vita i morti momentaneamente, e questo le permette di svolgere compiti più o meno importanti. Per esempio, da banalmente, all'interno del testo ci viene presentata come una persona che riporta in vita i morti, così primissimo caso, che non è spoiler, è primo capitolo, una famiglia riesce a capire parlando col defunto qual è il vero testamento tra i due che gli sono capitati in mano, ma anche robe più pesanti legate magari a scene del crimine, omicidi, considerando che Anita ha una grande conoscenza del sovrannaturale. Sembra un'umana qualsiasi, ma in realtà ha una parziale immunità ai vampiri, al loro potere, ne conosce tante di cose e sa fare cose fuori dalla norma. L'ho già iniziato, quindi questo sicuramente lo porterò a termine. Amo tantissimo il suo stile, mi piace. Se vi interessa qualcosa di horror, leggermente thriller, secondo me fa per voi. Però è una saga lunghissima e dal sesto in poi diventa un po' birichina, diciamo così, per essere proprio blandi, che sennò YouTube si triggera. Quindi sono tipo 28 volumi, di cui gli ultimi non tradotti in italiano. Se volete intraprendere questa saga, io ve la consiglio perché è estremamente intrattenente, ma stomaco pesante, perché l'horror è tosto, ci sono scene super slasher, ma anche le scene birichine sono tante e molto strane. In ogni caso, io e Gabriel Croix stiamo facendo un GDL sulla piattaforma Viola, e questo mese infatti parleremo di Nodo di sangue. Quindi se volete unirvi a noi, in descrizione trovate Giulia Bifrost su tutti i social, in particolar modo su Instagram, che vi fa sapere quando facciamo la live di cosa. Secondo testo vorrei evitarlo tantissimo, ma no, A caccia del diavolo. Io continuo a averlo tra le mani, devo finirlo perché voglio finire il Villain Café legato appunto alla saga di Audrey Rose Wordsworth. Solo che il terzo ha perso un po' il suo trasciume ed è diventato solo un libro noioso, quindi questo mi sfiducia particolarmente. Ho iniziato i primi capitoli e mi sento
svuotata della mia esistenza, quindi non lo so, però lo leggerò, cioè questo è una cosa sicura di questo mese, me lo tolgo, anche perché non vedo l'ora di iniziare quello successivo della Maniscalco, che mi hanno detto essere tipo pura appropriazione culturale mischiata a stereotipi. Lo sentite questo odore di trash che sta arrivando? Ecco, e qua il trash non so se ci sarà. È il quarto volume della saga, vi lascio qui in giro il Villa in Caffè del primo volume e prossimamente, se non questa settimana, comunque insomma vicino a questo video, uscirà anche la seconda puntata, quindi siate preparati perché il disagio sta arrivando. Il mio spirito ha bisogno di qualcosa per tirarsi su, è vero che Anita Blake ce la fa sempre a tirar sul morale e non solo quello, però io non sono un uomo, quindi vabbè, dettagli. Chi ha letto la saga ha capito il riferimento e non lo posso rendere più esplicito perché siamo su YouTube. Terzo libro che mi aiuterà ad andare avanti dopo la Maniscalco, La Repubblica del Drago. Secondo volume della Guerra dei Papaveri. Io ho amato il primo volume e non vedo l'ora di vedere come va avanti. È una trilogia, quindi manca solo l'ultimo testo che verrà tradotto o alla fine di quest'anno o l'anno prossimo, quindi davvero non vedo l'ora. Me lo sono acquistata super mega iper subito e è un librone bello lungo, quindi non so, spero di riuscire a finirlo. Almeno questi tre testi sono i miei must, questi sono i testi che devo leggere. Credo che il libro a cui mi dedicherò di più sarà questo, che appunto essendo grande mi porterà via molto tempo. Ho grandi aspettative, non mi sono spoilerata niente per quanto riguarda il contesto storico. Preferisco leggere prima la parte fantasy e poi informarmi sulle vicende, anche perché una volta che le ho già digerite in contesto fantasy vado a vedere effettivamente nella nostra realtà come si sono svolte. Se prima le vedessi nella nostra realtà mi farei un po' di inconsapevoli spoiler, quindi eviterò volentieri. Però questa edizione è strabella e quindi non lo so, sono innamorata. Poi io adoro le coste colorate e anche quella della Maniscalco, uno dei pregi. È color marrone, vorrà dire qualcosa? Perché sai, così, negli horror, quando una persona ha necessità di spillare sangue, si mette i pantaloni rossi. Se invece ha particolarmente paura, si mette i pantaloni marroni. Vorrà dire qualcosa? Coincidenze? Non credo proprio. Ultimo, ma non meno importante, lui. L'or, con queste coste bellissime, vi ricordo che io ne ho due. Quindi probabilmente una la metterò in vendita di coppie, perché sono due limited delle box. Non vedo l'ora di leggerlo, ma me lo trascino da un sacco perché è molto interessante, visto che è un fantasy dal contesto mitologico. Praticamente ci sono delle persone sulla Terra che hanno i poteri degli dei, o meglio, gli dei sono sulla Terra e chi li uccide prende i propri poteri, e il tutto sfocia in una vicenda legata, se non sbaglio, a una ragazzina che comunque appunto si trova all'interno di intrighi mitologici. Quindi se volete un fantasy ma con quelle vibes da classicisti che piacciono a quelli come me che hanno fatto il classico e giusto giusto sanno dire questa è Sparta. Ma va bene, dettagli, è tra l'altro molto bello. Allora no, questa edizione la copertina è orrenda, però è molto bella la costa, non vedo l'ora di affrontarlo. Il libro è molto breve, ma vi ricordo che l'horror non è disponibile in italiano. Tuttavia presto verrà annunciato, o è già stato annunciato e uscirà in italiano a breve, solo che avendolo in inglese non mi serve. Se volete affrontare la lettura in lingua non ve lo sconsiglio, ma attenzione, perché io ho iniziato a leggerlo e molti testi mi sono risultati molto semplici. Questo non è uno di quei testi, ho visto che le prime pagine sono impegnative. Impegnative per il mio livello in inglese vuol dire che non leggo alla velocità italiana, ma ci metto un po' di più. Vabbè, di base non leggo alla velocità italiana perché sono un po' psycho e vado super veloce, ma per quanto riguarda questo libro vado un po' più lenta ancora di più, perché appunto ha uno stile non difficoltosissimo, ma utilizza delle parole che non sono proprio basic. Quindi se il vostro livello di inglese non è intermedio, come minimo non affrontatelo in lingua, aspettate che esca in italiano, anche se in lingua costa molto meno, ma dettagli. E sapete che è uno dei motivi per cui sto cercando di applicarmi molto alla lettura in inglese. Ovviamente i testi di cui tratterò tenterò sempre di indicarveli anche in italiano, o comunque di fare anche molte letture che usciranno dopo poco in italiano, in modo che appunto chi di voi deve segnarsi i titoli lo fa e dopo poco li ritrova in libreria. Però sinceramente il costo dei libri diventa talmente alto che io non mi posso più permettere di leggere come prima in italiano, quindi devo attuare delle scelte. La mia scelta principale è: non leggo meno, ma devo leggere
creandomi qualche difficoltà in più per poter mantenere il numero di libri che avevo prima, perché li costano davvero meno, a volte la metà, a volte meno ancora, quindi non lo so. L'unica cosa, appunto, non sono super rodata nell'inglese, perché per quanto abbia una buona conoscenza, soprattutto per quanto riguarda lo scritto, faccio ancora un po' fatica, però molti mi dicono: io non riesco a leggere in inglese perché è una questione d'abitudine, un po' come tutte le cose che necessitano appunto di esercizio continuo, anche un'altra lingua ha necessità appunto che la si mastichi spesso. In realtà, se siete spaventati dall'inglese, ci sono tantissimi podcast che potete ascoltare anche su Audible, non so se su Storytel ci sono, ma su Audible sicuramente, che vi danno una mano in inglese. Io ogni tanto la mattina quando mi devo svegliare li ascolto. Sinceramente sto migliorando molto, non che ne abbia una grandissima necessità, comunque il mio inglese è buono, però mi sto anche segnando tutte le parole che trovo nei testi, soprattutto quelle ricorrenti, le sto imparando, quindi ho velocizzato molto la mia lettura in lingua. E niente gente, questo è stato un video abbastanza breve dove vi raccontavo i miei obiettivi di questo mese, quindi voglio sapere assolutamente i vostri, cosa attendete e soprattutto se avete letto o volete leggere qualcuno di questi testi, fatemi sapere nei commenti. Io spero di farcela e è la prima volta che mi pongo degli obiettivi precisi, perché normalmente vado un po' random. Ci rivediamo a fine mese, sperando di avere quantomeno portato a casa 3 libri su 4, che sarebbe comunque già buono perché non di pagine sono tantissime, tipo un dizionario. In ogni caso, quello che riesco di queste letture, queste visioni, ve lo porterò in video qui su YouTube, o se non ho tempo perché magari sono abbastanza di fretta, ne parliamo sulla piattaforma Viola. A questo proposito, in descrizione ci sono i link di tutti i miei social, Giulia Bifrost nel dubbio, in particolar modo su Instagram, perché oltre a contenuti extra, stories di Bassotti, tra cui cucciolini molto picciolini e dolcini, ci sono anche tutti i miei piani mensili, quindi e settimanali, quindi tutte le live che faccio sulla piattaforma Viola, i video in uscita eccetera, quindi potete avere diciamo un'idea di quando escono i miei contenuti, perché sapete che anche se cliccate il tasto iscriviti qui sotto, fatelo mi raccomando, in ogni caso spesso le notifiche non partono, quindi se volete rimanere aggiornati l'unica cosa che potete fare è passare al lato oscuro, al mio Instagram. E quindi niente gente, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate facendomi sapere la vostra e condividetelo, in modo che questa lista di letture da fare questo mese e di visioni appunto da cinema e da TV possa ispirare anche altri. E niente belli, vado a continuare Nodo di Sangue, noi ci vediamo al prossimo video. Bye gente!